19, comando la sezione per attività di carabinieri di Pavia. Prima di arrivare qui a Pavia ho lavorato per 4 anni a Casal di Principe, un paese della provincia di Caserta, dopodiché ho lavorato per 10 anni al gruppo investigativo, alla sezione omicidi e criminalità organizzata, sempre a Caserta. In ultimo ho comandato per 9 anni la stazione carabinieri di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, e per l'appunto dal 2019 sono venuto a prestare servizio quindi a Pavia. Diciamo, mi trovo innanzitutto il piacere di ringraziare la dirigente scolastica e le professoresse che hanno voluto, diciamo, organizzare questo incontro. E non dico che mi è sorpreso, però sicuramente mi ha destato una grande attenzione quella che era, voleva essere l'argomento. Parlare di mafia qui a Pavia magari può sembrare distante, non 700, 1000 km, 1200 km dalla realtà del sud Italia, dove la mafia e tutte le sue diverse denominazioni si è consolidata, radicata, cresciuta ed affermata. Mi è incuriosito, cioè voleva essere un qualche cosa, spero di non annoiarvi nel parlarvi di questo argomento. Diciamo che fino al 1982, sebbene si parlasse di mafia, di camorra, di 'ndrangheta, non c'era a livello normativo un articolo del nostro codice penale che inquadrasse proprio, ci desse quelli che erano i connotati, ok, quelli che erano le caratteristiche di un'organizzazione di Santoro, di Unioni e la Torre, di individuare, di fornire i caratteri pregnanti di quella che è un'organizzazione criminale tipo